Allora, Diana Paolici, per la cronaca, questo secondo, incidente, questo sfondamento del Lunotte è avvenuto con Francesca Mannocchi e l'operatore dentro, insomma, quindi anche con un rischio, poi loro sono fuggiti. Però è accettabile che oggi raccontare, un campo rom sia come andare in una zona di guerra, si corrano questi rischi, ci sia questa illegalità così diffusa e accettata? Hanno risposto loro, ha risposto quella signora che ha parlato. Se tu fai vivere le persone come cani, prima o poi non tutti, ma qualcuno inizia a comportarsi come un animale. A Roma si spendono 24 milioni di euro all'anno per la gestione dei campi regolari come quello di Via Salone. Quello che ha fatto l'amministrazione, ma già da Veltroni e poi Romana, è prendere queste persone, metterle in mille. In uno spazio recintato, con le telecamere, con una guardia, perciò io poco tempo fa, se volevo andare via Salone a trovare qualche amico, perché là ci sono delle persone per bene, dovevo dare il mio documento per poter entrare. Sono campi di concentramento moderni e dunque dopo un bel po' di anni che le persone vivono così, non ci si può aspettare molto meglio. 24 milioni di euro spesi ogni anno a Roma. Ci sono 500 persone, penso, che lavorano, che hanno un contratto per lavorare per i Rom. Neanche una di queste persone è Rom. Neanche il guardiano, quella casetta che avete visto, che è per i guardiani, che adesso non c'è perché il Comune di Roma ha speso tutti i soldi, non ci sono più guardiani, però fino a poco tempo fa c'erano tre persone che lavoravano 8 ore al giorno, neanche un guardiano un Rom lo poteva fare, perciò i Rom danno il lavoro, ma non ce l'hanno e non potranno mai avercelo in queste condizioni. Io Qual è la sua proposta? penso che, vabbè, insomma, tanto su quello che è stato fatto, ed è stato fatto un disastro, e sulla strumentalizzazione che è stata fatta su queste persone che vivono in queste condizioni, politica e anche, se vogliamo, giornalistica, perché poi in fondo nessuno poi va dentro a vedere in profondità. Scusi, questa non è strumentalizzazione No, io sto giornalistica. parlando in generale, lei sa, non sto parlando di questo servizio, sto parlando che per giorni e giorni io vedo in televisione dei servizi sui Rom, sui Sinti e neanche uno approfondisce la situazione. Va a vedere, a capire come si fa a risolvere il problema. La mia proposta è le politiche low cost, niente campi costosi e devastanti come Ma questi. invece? Invece un dialogo con le comunità, capire cosa Ma dargli possono delle case, fare. degli alloggi popolari? Io penso che in questo momento sarebbe una cosa giusta, ma penso che in questo momento è un sogno, no? Per i Rom. I Rom non stanno nelle case popolari, casomai forse qualcuno ultimamente ha iniziato a occuparli, Scusi, però un penso che attimo, un attimo. forse è un sogno e dunque bisogna usare quello che queste persone sono capaci di fare, cioè vivere in delle condizioni in cui nessuno di voi potrebbe vivere, viverci anche bene, però non in mille persone. Vorrei, siccome questo pubblico si è animato sul tema dei Rom e si sentono delle voci di contrarietà, non so da dove arrivano, molto spinte su questo tema, perché quando si parla dei Rom la gente impazzisce, impazzisce. E naturalmente è Facciamo comprensibile tanta il paura. disagio da quello che abbiamo visto, però in realtà la cosa che ho scoperto, Borgonzoni, è che, studiando un po', che come dice la Pavlovic, si spendono 24 milioni l'anno per i campi nomadi a Roma. Neanche un euro arriva ai In Rom, ve lo posso realtà garantire. ci sono fondi dell'Unione Europea dedicati ai Rom, che quindi non sono fondi, sul bilancio italiano, ma fondi europei Sempre per soldi gli nostri, alloggi, sono sempre in soldi parte nostri, ce ne distribuiti, sì, tornano meno d'accordo, dall'Europa per gli alloggi però popolari. Non sarebbe giusto usare questi soldi? Cioè, i Rom voi non li volete nei campi nomadi, non volete i campi nomadi, anche se uno di questi grandi campi nomadi è stato fatto, la Barbuta, proprio grazie a quando c'era Ma Maroni, nei ministro campi nomadi dell'Interno. diciamo sì, ma non Maroni, ministro stanziali, sono dell'Interno. stanziali, Non non gli sono più danno gli alloggi nomadi. popolari. Dove li mettiamo? Cosa facciamo con loro? Posso? Prego. Allora, partendo, voglio fare una precisazione, la nostra campagna elettorale non si è basata sulla questione Rom e Sinti, perché Salvini in quell'area sosta neanche doveva venire,
se un abitante in quell'area sosta non mi avesse schiaffeggiato, per cui non siamo partiti con una campagna elettorale su quello, l'abbiamo fatto bene su altre cose. Poi questa è arrivata a livello nazionale, è arrivata a livello nazionale perché una persona all'interno in quell'area sosta, una persona che sta in un'area sosta comunale, ripeto, cui paghiamo le bollette, quando è entrato un consigliere comunale ha avuto questa reazione, senza che io gli avessi detto niente prima, perché questo è il rispetto che loro hanno verso le istituzioni. No, guardi, io devo questo loro... è il rispetto, mi faccia finire. Vabbè, la faccio la finire, cosa però. Che noi diciamo, le aree sosta possono esserci, sono aree sosta, come ci sono ad esempio in Francia, dove i nomadi passano, si fermano, pagano, dopo 15 giorni vanno, sicuramente non le aree sosta come abbiamo dappertutto che sono ormai stanziali, questa sono 30 anni che sono in quest'area sosta, e neanche è accettabile che si possano sentire amministrazione come quella di Bologna che dice possiamo dargli tre soluzioni abitative, penso che tutti gli italiani vorrebbero tre soluzioni abitative, una cascina, un appartamento o un terreno dove poter vivere con il loro quindi camper, allora fa? Chi ha bisogno e realmente ha la necessità perché non ha un lavoro, accede, visto che molti sono sinti, sono italiani come tutti noi, può accedere benissimo alle case popolari. Se poi, come nell'area sosta dove sono entrata io, una persona mi dice guadagno dai 1.000 ai 1.500, come me lo mantengo un appartamento, me lo spiega lei consigliera? Penso che glielo posso spiegare quasi tutti gli operai che ci sono in Italia, come si mantiene un appartamento con quei soldi. Per cui le persone che hanno bisogno accedono già al welfare come tutti gli altri italiani. Chi non ne ha bisogno non può continuare a pesare su tutta la collettività. Quindi dei Rom che cosa ci facciamo? Mi dice cosa ne facciamo? Mi dà una... Ripetuto, le persone che hanno la necessità verranno e troveranno gli spazi all'interno delle case popolari o altri tipi di sussidi, come ad esempio le bollette su una necessità, come vengono pagate a un italiano, due italiani per etnia sinti, però è ovvio che vanno pagate anche a loro. Le altre persone si devono arrangiare, si prendono una casa come se la prendono tutti gli altri, e se vanno a vivere in un terreno che è un terreno agricolo e sopra ci costruiscono delle baracche, vanno buttate giù, ma non esiste, non è che uno può avere una scelta di vita sua e farla pesare sulla collettività. Poi, ma so che Marchini vuole parlare, un attimo, le chiedo solo un attimo, voglio parlarci questo e poi le do la parola. Io devo fare una premessa perché ho promesso ai sinti di Bologna di dire la loro versione delle cose che non è stata mai detta. Allora, la Borgonzoni è entrata, le persone non hanno voluto le telecamere perché... La signora, compresa rivediamolo, quella che c'è la scena in cui viene schiaffeggiata quella appunto signora la Borgonzoni. Quella signora non vuole essere riconosciuta perché, se non lo sapete, se uno viene riconosciuto quella romo sinto al lavoro, ha detto io le lascio parlare. Io non lascio parlare per venire a tirarmi uno schiaffo. Cioè, vabbè, se dobbiamo raccontare però io pandonie, non l'ho interrotta, sono o cose stata completamente inventate, Borgonzoni. Cioè va bene, raccontiamo la favoletta completamente parlare. Inventata. Parlo io, sì, però parla dal presupposto che è una favola perché lei non c'era, per fortuna. Ma non ho ancora detto niente, cosa registrano mi dall'inizio sentiamo. Alla fine. La insomma, signora no, era no. Dentro allora, un camper. Lei lo giustifica entrati, quello schiaffo? Sono entrate, hanno chiesto di non usare le telecamere perché nessuno vuole essere ripreso in un campo nomadi. Ma non l'hanno chiesto? Se funziona... Non c'è nessuna registrazione. Allora, alla fine lei non se l'è curata, alla fine le ha detto ma che cosa sta riprendendo? Ma cosa sta lei dicendo? Ha detto sto riprendendo la vostra sporcizia, ma, quanto siete sporchi. Ma le cosa persone sta siti dicendo? Nel campo rom, io sto portando la loro voce. Io capisco che lei deve giustificare pagano in qualche modo euro un gesto a Piazzuola. Che è ingiustificato. Non le pagano. Non li pagano. Vabbè, non ce ne sono li scusi, pagano. Mi scusi, va bene? Per chiudere la polemica. Scusi un attimo, si calmi un attimo. Sì, no, vabbè, perché non solo sulla questione dello schiaffo, sullo schiaffo la chiudiamo qui, è stato un errore prendere a schiaffi la consigliera Borgonzoni, questo lo può... Che lei farà un ricorso al giudice, lei lo giudica, lo condanna come gesto oppure io no? Io penso che è stata una brutta provocazione durante una campagna elettorale. Non lo condanna. D'accordo. Vabbè. Penso che ogni voto che si è preso, la Lega si è preso su quella cosa, è un gradino più in basso della civiltà italiana. E invece questo civile penso. Schiaffeggiare una persona, complimenti. Alfio Marchini. Com'è bello il messaggio che guardi, manda. Per quanto riguarda la violenza, va bene così. La criminalità. Lei accetta noi la violenza e per lei è normale per quanto riguarda un atto la violenza. No, non vi sovrapponete, la prego, non vi sovrapponete. Noi siamo veramente dilettanti per voi. Allora, il servizio che lei ha mandato in onda la scorsa puntata... Quella è la violenza e noi siamo dilettanti, noi abbiamo un sacco di asinelli, di ragazzini scemi,
molto non alfabeti, ma non ci è mai venuto in mente di comprarci una laurea con i soldi pubblici. Non abbiamo mai nascosto i diamanti da nessuna parte. E dunque siamo dilettanti per noi, ragazzi. Ma cosa c'entra con lo schiavo di condannare un atto violento? Scusate. Devi provare. Vabbè, non lo condanna. Borgonzoni, non lo condanna. Che mobilita un quartiere e scusate, fa picchiare gli immigrati. Cerchiamo di dare una risposta a chi ci... No, Borgonzoni, però non siamo... La prego. Siccome qui dobbiamo almeno provare a dare una risposta a quello che abbiamo visto, perché il servizio di Francesca Mannocchi non può rimanere così, esatto. Cara Pavlovic, cara Borgonzoni, cari tutti. Cioè, allora, non è accettabile una situazione del genere. Allora, a chi ci ascolta, cominciamo a dare dei numeri, perché io credo che quando ci sono dei dibattiti così ideologizzati i numeri aiutano a capire di che cosa stiamo parlando. Parliamo di 7.000 persone circa a Roma, su 7 campi, che sono qui licenziati. Più o meno, vado a braccio, saranno un 30% serbi, un 30% bosniaci e un 30% di rumeni. Siamo d'accordo? Ci perfetto. Sono anche altri sinti, ok, che questo siamo pronti qua. Ora io la guardo negli occhi e le dico. Lei in buona fede può asserire che tutte queste persone vengono in Italia senza l'idea a priori di venire per delinquere. Poi vediamo la gravità della delinquenza o meno. Ma chi viene a Roma con un furgoncino, spesso con assicurazione rumena, affinché, stia attento, e guida non lui il furgoncino, in modo che se glielo sequestrano il proprietario è un terzo che può dire no, è chiaramente qualcuno che viene qui perché a oggi, diciamo la verità, delinquere in Italia è un buon affare. Allora io dico, Roma... Siamo d'accordo con male per siamo tutti, d'accordo, no? Siamo d'accordo, okay, però segua il mio ragionamento logico. Proprio perché so io, che è arduo il suo compito, proprio perché noi, molto no, no, ma io mi segua, proprio perché noi storicamente Roma da millenni non è una città razzista. Il tema è come riuscire a far integrare questi signori. Fondamentale è... Scusami. Non è razzista? Vabbè, ma tu sai non, che cosa vuol dire. Non lo dico io, i 50 vabbè. Campi di concentramento andiamo ad oggi. Sono per i rom e sinti. Andiamo ad oggi. Il punto qual è? Il punto è come creare le condizioni per una convivenza. Io penso che dobbiamo partire da un punto centrale. Qual è? I diritti e i doveri camminano parallelamente. D'accordo. Se tu vieni nella mia città, hai l'obbligo di farti carico del rispetto delle norme di convivenza che io ho. Perfetto. Ma però lei in concreto, deve dare un'occasione. Allora, io le dico, quell'immagine è straordinaria. Perché voi per primi non vi mettete fuori dai campi e denunciate coloro i quali con i furgoni prendono, scaricano tutta quella roba lì e gli danno fuoco durante la notte? Questo sarebbe il segno che c'è da parte vostra la disponibilità a mettere finalmente ordine dentro a quei campi, perché questo qui è un'attività illegale. D'accordo. Allora, una volta che voi da vostro interno vi autodisciplinate secondo la legge, a quel punto tutte le strumentalizzazioni razziste che io condanno a priori cadono automaticamente. Finché ciò non si verifica, voi state nella debolezza di fare un'operazione in cui diventa un business fare questa operazione. Sono d'accordo con lei, però non calcolo una cosa. In tutte le comunità ce ne sono persone diverse, no? Allora, se a me capita, per esempio a Milano, di denunciare, vedere una forte violenza, una forte criminalità, denunciare, telefonare direttamente dal campo a questore e a chi si occupa di sicurezza, denunciare dicendo è il primo che crea disastro dentro la comunità, e se poi aspetto un anno e mezzo perché uno venga a prendere un latitante, allora vuol dire che non c'è problema non delle nostre comunità, perché però, le persone in queste condizioni possono essere anche ricattabili, però abbia pazienza, se lei ci mette fuori dal campo Rom a denunciare con i quali scaricano, dopo un secondo non è che gli tirano il pezzo di ferro, gli danno fuoco alla macchina stessa. Oggi è noi che ci prendiamo in giro. Sta dicendo che le persone che vivono in quelle condizioni sono anche le persone ricattabili, e che c'è qualcuno che in questo paese dovrebbe far rispettare la legge. Il problema guardi, è vero. C'è qualcuno in questo paese che dovrebbe far rispettare la legge. Allora, questo mi pare un punto molto semplice. Civati. Io però vorrei tornare alla sua provocazione di prima. Ci sono dei soldi dell'Unione Europea che non vengono spesi dall'Italia per fare
un percorso che è un po' quello che diceva Marchini sui diritti e doveri, è un po' quello che diceva Pavlovic sull'integrazione e sull'abitazione per queste popolazioni. Sono previsti, non li spendiamo come gli altri, quindi quando diciamo non spendiamo i fondi europei c'entra anche questo. La seconda cosa, ed è una provocazione per il futuro sindaco nel 2022, Alfio Marchini, è le vere Olimpiadi di Roma sono... 2022 che è il secondo mandato, ma io mi sono affezionato a Marchini. La prossima volta me la porto anch'io un po' di clac, però, perché sono qua da solo. Come? No, niente. E dicevo che ci sono... Non ho sentito. Che non c'ha la cracca. No, ma poi loro sono completamente fuori controllo. Certo. Io non ho idea quando vengo qua chi applaudiranno. Ti devi preoccupare, applaudono Marchini. No, la cosa straordinaria è che è un campione assolutamente casuale del popolo italiano. Questa, quindi c'è un effetto sorpresa anche per noi, quindi anzi... Vi ringrazio di questo elemento sorpresa. Ogni tanto comunque applaudono Salvini, Landini, Civati, Marchini. Secondini, papà. Sul tema di cui stavamo parlando, la vera Olimpiadi di Roma, perché adesso tornano pure le Olimpiadi, come un incubo che Monti aveva debellato provvisoriamente. La vera Olimpiade, ma proprio tipo le 12 fatiche di Ercole, è sistemare le periferie. Una cosa sulla quale le amministrazioni precedenti, che adesso strepitano, hanno lavorato molto poco, anche lasciando correre delle situazioni che sono ingovernabili. Lì basta un cerino per accendere un però fuoco. Civati, posso dire una cosa? Vedrai come si sistema. Però c'è un problema. Posso essere concreto? C'è una cosa importante, secondo me, che ha detto Marchini e che ha detto anche la Pavlovic, cioè bisogna reagire. E la Pavlovic ha detto lo Stato deve reagire. Ma allora chi ha dato questo segnale oggi in Italia di dire andiamo fuori da questi campi, controlliamo quello che non c'è, fermiamo le macchine o i mezzi che non hanno i documenti, arrestiamo qualcuno se lo troviamo in flagranza di reato, se c'è materia ricettata o rubata? Perché questo non si può fare in Italia? Domanda. Conviene tenerli così. Io voglio difendere in questo momento le forze dell'ordine e i vigili urbani, perché io sono andato a vedere come si lavora. Facciamo un esempio, se no parliamo di cose di massimi sistemi. Allora, arrivo Giannino. Per riuscire a sequestrare il furgoncino deve trovare il conducente che sta trasportando oltre 40 kg di materiale che non è detto a farlo. Uno ci vuole che cosa? Quindi la fragranza. Ma lì ci sono una dozzina di reati in contemporanea mentre c'è Francesca Mannocchi. Bruciano della roba che è nana di ossina. Ma questo non è un reato, scusate. Ovvio che lo è. Basta questo. C'è andata la Mannocchi, non ci può andare la polizia, scusate. Brevissimo. Il punto qual è? Perché la polizia ma non ci va? Perché? Perché rischiano fisicamente. Vabbè, ho capito, ci va la Mannocchi, non rischia fisicamente, la polizia sì. Cioè, allora non ho capito. Allora, che vengo al punto, che è quello che stavo dicendo, noi dobbiamo ripristinare. Ci sono stato non più tardi di venerdì scorso, in cui ho assistito che due pulmini gialli che dovevano portare i bambini rom erano completamente vuoti. La settimana prossima uguale. Io quando parlo perché studio quello che faccio. Il tema vero è molto semplice. La struttura dei vigili urbani che si occupa di questi temi sono 60 persone, assolutamente insufficienti rispetto a Giannino, quello che devono fare. Giannino, allora, rispondo alla domanda dando ragione a entrambi, ma guardiamo un paese che volendo fare quello che ha detto Marchini e in accordo con quello che dice la signora, prima ha sbattuto il muso, poi ha trovato come si fa a fare la cosa che tu chiedi. Sarkozy, quando inizia la sua carriera politica al Ministero degli Interni e sui campi Rom City, anzi contro, fa un'enorme campagna che lo rende molto popolare, all'inizio dice quello che diceva Alfio Marchini. Che cosa succede? Come dici tu? Perché non va la polizia? Manda la gendarmerie, manda i CRS, che in Francia sono quelli che sono più tosti, per così dire. Cattivi. Fanno quello che la polizia italiana non può fare. Però cosa succede? Se entri nel campo e a quel punto dici, da oggi vige il codice penale, se qualcuno di loro collabora con te, restando nel campo, è esposto a violenze terrificanti. La Francia sbatte il muso e Sarkozy è costretto dopo 2 anni a dire, un momento, abbiamo bisogno nelle forze dell'ordine, gendarmerie e non CRS, fuori CRS, di stabilire rapporti riservati, stabili e solidi con alcuni capi di tutte le diverse comunità per sondare
qual è il livello progressivo per costruire fiducia in maniera tale che le famiglie che sono più stanziali, rispondo anche qua all'obiezione giusta, ci dicano: siamo disposti se voi in cambio, questa roba si fa così, e a quel punto diritti e doveri sociale, agli occhi di un po' di gente che nei campi vivono nella paura, perché non è vero che sono tutti delinquenti allo stesso modo, riescono a dire, come dice Martini, il tipo con l'autoveicolo che si tutela perché conosce il codice penale italiano, qui iniziamo a non voler. Però bisogna costruire un rapporto così. Un attimo, Martini, un momento soltanto. Noi per 30 anni in Italia abbiamo sofferto delle politiche di assistenzialismo. Ci hanno tenuto lì. Allora siamo in mezzo tra gli imprenditori di paura, che sono quelli che hanno fatto sempre le campagne elettorali, e gli imprenditori della sfiga. Allora, tutti quei soldi che arrivano, arrivano perché bisogna portare il bambino a scuola, dare la cosa. E in questi anni milioni e milioni e milioni di soldi spesi e noi continuiamo a vivere peggio. Però, allora, il fatto di responsabilizzare le persone, parlarci e dialogare, che non ha alle spalle un servizio di questo tipo e va lì e ha la reazione che non deriva dal fatto che antropologicamente siete violenti e delinquenti, capisco che a quel punto il poliziotto dice: no, signor mio, famiglia. Però questo servizio noi dobbiamo, a oggi noi dovremmo mettere in condizioni il sindaco della grande città metropolitana italiana 10 e della capitale in condizioni di poterlo mettere in piedi, perché quando questo signore vorrà e vada al capo dei vigili, il capo dei vigili dice: ma tu sei matto, io non ho le competenze per farlo. È talmente vero quello che lui dice, che c'è un campo a Roma, si chiama River, che tra l'altro è qui vicino, ed è un campo che formalmente no, ma di fatto è cogestito con un privato, il quale ha dato a suo tempo le aree alla Riva. Esattamente. In quel campo è il campo più tranquillo, dove i vigili neanche ci vanno, perché quel signore informalmente dice: guardate, non fate casino, sennò vi stacco acqua, gas e luce. Quindi il fatto che ci possa essere, e vengo al discorso che dice Gian Giannini, una interlocuzione sostanziale di intelligence e di previsione è l'unica strada che c'è. Parlo di cose puntuali e serie. Costa Camping River ai cittadini? Parlava di un campo tranquillo, è un edificio dove ci sono 5 persone. Va bene. Euro a persona per il posto letto, per quanti anni? 8 anni? Hanno sgomberato le persone da qua e là, li hanno messi lì, hanno detto state lì qualche mese, li hanno lasciati anni e anni pagando al privato, 30 euro a persona. Allora, capisce? Allora, ogni giorno sa quanti milioni sono? Si dice così, ma li compravano case. La Borgonzone si eccede ancora di più, meglio che non lo dice. So che Mieli vuole intervenire, vorrei lasciare a Mieli l'ultima parola. Mieli, c'è il rischio che una cultura razzista e un ritorno, diciamo, di formazioni neofasciste ci sia nel nostro paese, legato, diciamo, al mancato governo di questi fenomeni? Secondo lei c'è questo fenomeno preoccupante? Certo che c'è, è quello che sta accadendo. Ma voi vi siete accorti? Tutta la sera abbiamo parlato di situazioni di illegalità, abbiamo visto film terribili a Milano, così. Ma l'avete notato che quando abbiamo cominciato a parlare dei Rom c'è stato un brusio, degli applausi più forti, c'è un'eccitazione, altro che la regia dei fascisti a cui alludeva questo tipo senza volto alla fine. È un sentimento molto noto a chiunque conosca la storia. Io ho una naturale simpatia per i Rom, perché sono finiti insieme agli ebrei unici nei campi di concentramento, quando tutte queste folle plaudenti nazisti, quindi sono il pregiudizio su di loro ha colpito con uguale selvaggia violenza di quanto il pregiudizio ha colpito sugli ebrei, tutti a riempirci la bocca così, ma poi è tutto figlio questo brusio, questo applauso dell'idea che loro rapiscono i bambini, che stanno agli angoli delle strade e rubano, e non è una cosa di adesso, è una cosa di secoli, è una cosa che tutte le civiltà hanno imparato ad affrontare. Può darsi che i mezzi suggeriti da Alfio Marchini siano questi giusti, ma quello su cui ognuno, quando rimane solo di voi, si interroghi: guardate che quelli sono brutti pregiudizi che noi nascondiamo.
ci ho detto, scusi, mi permetta, visto che mi sono preso il compito non grato di fare da avvocato difensore, lei fa molto male, mi perdoni, a non chiedere scusa a titolo personale per un ceffone ricevuto dalla consigliera. Perché uno deve essere anche un individuo capace di dire, sa, tutti fanno gli errori, appunto. Io non credo che tutti i rom rubino, i sinti rubino, non credo che rapiscano i bambini, non credo neanche che tutti prendano il ceffone. Se uno lo fa, lei... Io vi posso spiegarle perché, sinceramente. Perché? Se io porto mio figlio che ha 5 anni ai giardinetti e ci sono bambini che giocano della sua età e, scusi, e questi bambini giocano a caccia alla zingara, certo. Io mi sento male perché mio figlio deve crescere in un paese che è con bambini che crescono con l'odio. Non capisce perché. Sua madre è una zingara. E questi bambini un giorno, se ci sarà qualsiasi borghezio, chiunque che gli dirà un giorno bisogna bruciare gli zingari, non faranno neanche le domande, porteranno il fiammifero in tasca. E io per questa cosa ritengo responsabile la politica della Lega. E per questo che non posso... Non posso. Cioè, io non ho una persona. Signora, lei può avere le sue opinioni e sono legittime. Ma questa, se ragazzi le domandano, sì, cioè, come le è stato domandato due volte, ma lei condivide o no quello schiaffo? Se lei svicola, fa una figura che mette in imbarazzo anche chi... capisce fino in fondo quello che lei dice. Non ho mai fatto un atto di violenza. Allora le chiedo scusa a nome, a titolo personale. Se vorrà, la persona che l'ha dato lo schiaffo le chiederà. Io non ho dato un schiaffo. Guardi, che sbaglia. Sbaglia. Va bene. È un giro pericoloso. Va bene, però... sbaglia, ma si assume la responsabilità del suo sbaglio. D'accordo. Però non nello stesso tempo, vi ridico, non... Adottate questi pregiudizi contro i sinti, sono brutti, sono pericolosi. Si comincia con loro e si finisce con voi. Alla fine è un giro perverso. Uno crede di dare ragione a delle cose che gli vengono dal cuore e invece sta dando ragione a degli istinti bestiali che vanno isolati e vanno sterilizzati in ognuno di noi. Grazie, esatto. Grazie tantissimo a Paolo Mieli per questa conclusione, a Oscar Giannino, a Lucia Borgonzoni, grazie a Olfio Marchini, a Pippo Civati e a Diana Pavlovic. Grazie a tutti, torniamo...